Sono Anna Tomassoni, in qualità di vicepresidente della Confcommercio di Senigallia. Ho il piacere di consegnare questa sera questo riconoscimento ai promotori della bellissima iniziativa del Summer Jamboree, che è arrivata alla sua 10ª edizione. È stato un crescendo di successi che quindi riteniamo opportuno premiare e riconoscere questa sera. E hanno dato tanto alla città di Senigallia come visibilità e come ripercussioni poi su tutti i settori, dall'alberghiero, turistico e commerciale. E ci auspichiamo anche che continuino questa strada, seguendo in questa via di successo. Carlo Pasquini, segretario della delegazione di Senigallia della Confcommercio, provincia di Ancona, e siamo a dare un riconoscimento, se è il caso, però un senso di chiaramente anche di affetto per quello che ha fatto il gruppo che ha creato l'idea del Summer Jamboree, e speriamo che oltre a tutti quanti i positivi risultati che ci sono stati si possa iniziare una collaborazione insieme ai commercianti del centro per la prossima edizione, come è stata agli inizi dell'iniziativa. Tipo prendere le vetrine oppure l'iniziativa che volevo mettere in campo insieme all'organizzatore del Summer. L'idea è geniale, l'idea è innovativa, l'idea ha passato i confini sicuramente in Italia, perciò credo che maggiore comunicazione non c'è un altro sistema per trovare la comunicazione dell'offerta turistica e della città di Senigallia. Allora, mi hanno detto che siamo venuti a ritirare un grosso premio, addirittura un viaggio alle Hawaii, qui offerto dalla Confcommercio, e siamo sicuramente contenti per questo riconoscimento e l'impegno c'è già per quest'anno, abbiamo già iniziato da tempo i lavori, stiamo preparando delle grosse sorprese e presto le sveleremo. Sì, per questa manifestazione Made in Senigallia sicuramente l'apprezzamento dei commercianti, dei cittadini, della città tutta per noi è sicuramente lo sprone più importante, anche lo stimolo, anche la gratificazione più importante nello svolgere questo lavoro, quindi ringraziamo la Confcommercio che ci ha così fatto ci ha dato questo riconoscimento in forma ufficiale. E questo riconoscimento che consiste in questo viaggio alle Hawaii ci fa molto piacere, sicuramente qualcosa che fa riferimento al passato, ma per noi è un punto di partenza importante per le prossime edizioni del Summer Jamboree, che ci teniamo a ribadirlo, saranno tutte rigorosamente ed esclusivamente a Senigallia.